Con oltre 120 progetti per 1,5 miliardi di euro, la città di Livorno è pronta alla sfida e all'opportunità del Recovery Fund che l'Europa ha messo in campo per superare la crisi economica portata dall'epidemia di coronavirus. Alla presenza del presidente della regione toscana Eugenio Giani, il sindaco della città labronica Luca Salvetti ha presentato Next Generation Livorno, un piano che propone diversi progetti per il futuro della città, del territorio provinciale e dell'intera regione, nel suo collegamento con la costa e il suo porto. Tre progetti, vecchi e nuovi, la Darsena Europa, il nuovo ospedale, una tranvia che colleghi Livorno a Pisa, il Lotto Zero, il restauro delle Terme del Corallo per farle diventare uno dei presidi diffusi delle Gallerie degli Uffizi. Quindi per me i progetti presentati stamani valgono e hanno la stessa considerazione di quelli che abbiamo predisposto in Regione. L'importante è che sulla quota delle risorse destinata in Italia vi sia una bella percentuale di questo sulla Toscana. Ecco perché per me è una sorta di esempio verso tutti gli altri comuni della Toscana, quello che Luca Salvetti ha fatto a nome del comune di Livorno insieme a Maria d'Avessi, ovvero alla provincia. Io spero che anche gli altri facciano la stessa cosa e comunque ora che ci sono questi progetti ben impostati sul piano strategico li sosterrò con tutto me stesso. Livorno Next Generation comprende progetti su tre assi, Livorno e Firenze, Livorno e Pisa e Livorno e il suo territorio. Tutti progetti che hanno lo scopo di creare uno sviluppo sostenibile, lavoro e una migliore qualità della vita. Sì, assolutamente, il futuro è questo, lo vediamo nelle grandi città, nelle grandi realtà europee e mondiali. Dobbiamo fare un salto di qualità da questo punto di vista. Dentro questo piano ci sono storie e progetti come quello degli Uffizi al mare, come la metropolitana dei Navicelli che unisce Livorno a Pisa, il Lotto Zero riproposto, l'ambiente e tanto altro ancora.